Grazie. Voglio farvi un video un po' chiacchiericcio sugli acquisti dell'ultimo periodo. Senza da voi, ma da me, nell'ultimo periodo, fino a qualche giorno fa, ha fatto un caldo allucinante che mi avrebbe fatto, che mi ha fatto venire voglia di no di avere l'inverno, perché davvero si stava morendo. Poi io non ho neanche i climatizzatori né a casa né al lavoro. Comunque, dovendo per forza utilizzare il fondotinta, soprattutto dove lavoro io, quello in liquido, fluido, il mio solito della pupa, veramente era diventato, anche se molto leggero, era diventato pesantissimo. Mi sentivo proprio un mascherone, sudavo, sudavo, dicevo no, basta. Quel fondotinta non lo posso assolutamente più utilizzare. Quindi ho deciso di unirmi alla massa delle YouTubers e comprarne un altro. E ovviamente indovinate quale? Ho comprato questo qui nella Neve Cosmetics, che è quello minerale in polvere compatta. Ed è questo qui, sicuramente lo conoscerete. Ero un po' in realtà restia a comprarlo anche gli altri anni perché non avevo sentito parlare benissimo, cioè non capivo alla fine se lo adoravano o lo odiavano questo fondotinta, però alla fine ho detto vabbè, va, lo provo direttamente perché se no non lo saprò veramente mai com'è questo fondotinta e perché con quello la stavo morendo e qualcosa comunque mi serviva perché senza fondotinta non posso andare al lavoro purtroppo, cioè purtroppo. Anche per fortuna, perché non è che mi piaccia molto. Così ho detto, lo uso adesso per andare al lavoro, lo uso poi anche quando sono in vacanza, perché in estate, comunque quando sono al mare, non uso mai il fondotinta, perché è un po' perché sono abbronzata e non mi va di comprare un fondotinta o utilizzare solo 15 giorni in quel periodo in cui sono abbronzata, e un po' perché veramente fa caldo e non ho voglia di mettermi roba addosso, e un po' in realtà anche perché non ho mai voglia di truccarmi in estate quando sono al mare, perché esco, ritorno, faccio avanti, indietro, un casino, quindi meglio non truccarsi. Ho detto vabbè, userò questo quest'anno. L'ho provato, ancora in realtà è un via di utilizzo, e devo dire che effettivamente mi è piaciuto. E c'è da dire che usandolo col pennello è molto naturale, se invece lo stamponate con un piumino da cipria e poi magari lo sfumate con un po' di pennello, con il pennello è veramente fantastico, è anche un pochino polveroso, ma io ho risolto in questo modo. Comunque, se vi interessa, prossimamente vi farò una review specifica e anche un'applicazione per farmi sapere come mi sono trovata effettivamente. Fino adesso devo dire abbastanza bene perché non fa l'effetto del fondotinta ad alta coprenza che non mi era piaciuto per niente, non fa nemmeno l'effetto troppo naturale del fondotinta a bassa coprenza, sempre della neve. È una via di mezzo molto vellutata e veramente confortevole. Comunque prossimamente vi dirò. Poi ho preso anche la matita turchese della nuova linea, che non so come, non mi ricordo come si chiami, e questa matita qui è la Cielo turchese, turqua, penso che si pronunci. Ed è veramente molto carina, l'avevo vista nel video di Giannina, che l'aveva consigliata su di lei, è stata addio davvero. Però su di me devo dire che si scrive tantissimo, non so se fosse dovuta dal caldo, il fatto che davvero era veramente molto molto scrivente e quindi per questo motivo è anche un po' colata qua sotto, però penso fosse dovuta dal caldo molto intenso perché l'avevo provata subito dopo l'arrivo di Bartolini, quindi il pacco era molto accaldato. Comunque devo dire che è molto bella. Vi faccio vedere anche, cioè che ci sono, vi faccio vedere la scrivenza. Ecco, sì, è molto bella. Avete visto la nuova collezione di costumi con la testimonial Federica Nardi? Veramente mi piace un sacco. Soprattutto il costume che c'è in copertina, se non sbaglio, comunque in diverse pubblicità, che è questo qui. Ho preso il pezzo di sopra giallo a fascia, veramente, veramente carinissimo. E poi qui aveva le bretelline che si possono anche staccare. Purtroppo non sono regolabili, comunque in caso da mia madre mi faccio fare una piccola cucitura, in modo che, perché queste per me sono un pochino lunghe. Questo è il pezzo di sopra e poi il pezzo di sotto l'ho preso proprio come avevano vestito lei sul catalogo, ovvero blu. E così. Però sul catalogo sembra un po' più viola, quindi secondo me è un po' pigno, più carino, però mi piaceva tanto l'abbinamento, è un po' pazzo, l'ho fatto anche l'anno scorso con Calzi d'Etonia, non so se avete visto il video dell'anno scorso, e ho preso questo qui e poi ho deciso di prendere anche la brasiliana,
quella non slip, la brasiliana, che è tutta gialla. Così in questo modo posso anche un po' intercambiare gli altri costumi, magari mettere pezzi sopra bianco, il pezzo di sotto il giallo di un altro. Veramente mi piace da veramente veramente tanto. Purtroppo costano veramente tanto questi costumi di Golden Point. Non li ho mai presi perché ho sempre comprato quelli di Calzedonia sia per l'estate che per quando facevo piscina, perché io per tanti anni ho fatto nuoto sincronizzato, quindi avevo sempre bisogno a livello agonistico, quindi avevo sempre bisogno di costumi nuovi e specialmente molti si rovinavano in fretta. Invece quelli di Calzedonia devo dire che erano i più duraturi in assoluto, perché erano veramente di qualità rispetto di tanti altri che comunque, per esempio la Decathlon, che si rovinavano subito, perché andando comunque tutti i giorni in piscina, ci vuole un costume di qualità, altrimenti bisogna cambiarlo spesso. Quindi anche per l'estate usavo quelli di Calzedonia, devo dire che per tanti anni mi durano e sono veramente di qualità, anche andando, per esempio, io in passato andavo addirittura per un mese o 2 mesi al mare tutti i giorni, mattina e pomeriggio, li usavo spesso, quindi costumi tradizionali, comunque costumi a basso costo tradizionali, costumi economici duravano poco, invece quelli di Calzedonia veramente duravano molte estati. E ora vediamo, proviamo questi di Golden Point, mai utilizzati, costano un botto, un pochino più di quelli di Calzedonia. Comunque, non so, mi piaceva questo, mi volevo togliere questo sfizio. Un prodottino rivoluzionario, questo qua della Biosmos. Rivoluzionario, sto un attimo provando, lo stavo provando, me l'hanno inviato loro. È un fango anticellulite, sempre visto che siamo in tema di estate, gigante, sono 400 ml. Oh ragazzi, l'ho provato una volta fino adesso, mi sono trovata da Dio, subito dopo effetto cellulite sparita. No, davvero, vabbè, io non ho tantissima cellulite, un pochino sui glutei, non è davvero tanta, però un pochino c'è, come penso ognuna di noi abbia, non so se esiste una donna senza cellulite. E devo dire che questo fango qua è stato un po' difficile da spremere perché mi sembra un po' duro, però devo dire che, oh, fenomenale. Dopo avevo la pelle liscissima. Infatti ho detto, vabbè, la prossima volta prima di andare in piscina me lo metto la mattina, sì, poi faccio figurone. Così poi non ho problemi il pomeriggio. Comunque, vabbè, poi vi farò una review più avanti quando lo utilizzerò un po' più di volte. Perché mi è piaciuto davvero tanto. E questo, se non sbaglio, al contrario degli altri prodotti, non dovrebbe aver dentro cose chimiche. Dovrebbero essere quasi tutte naturali, almeno ai primi posti. Poi, restando sempre in settore abbigliamento, oggi ho preso le Infradito, che belle, mi piacciono un sacco. Sono queste qui, stile Hawaiianas, però in realtà sono della Ipanema, che è sempre un marchio, penso abbastanza economico, una specie di copia, non ne ho idea, che imita le Hawaiianas. Solo che le Hawaiianas costano di più, ma io oggi le ho provate, erano anche in sconto, ma mi stavano malissimo. O erano troppo larghe, o erano troppo strette. Non ne ho idea, comunque mi stanno veramente male. Ho detto no, 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 a questo punto prendo queste altre, che anche l'anno scorso ce le avevo, però tutte bianche, mi sono piaciute molto e mi sono durate, quindi sono contenta di questo perché spesso le Infradito si rompono in continuazione, invece sono molto morbide. Vabbè, adesso queste qua non so se è perché sono nuove e quelle sono già usate, quindi queste sono un pochino più rigide, ma quelle là veramente sono molto morbide, mi sono durate tutta l'estate e quest'anno ho deciso di prendere queste perché non avevo un paio di ciabatte per andare in piscina ogni volta, un casino quando ando in piscina poi devo stare in casa, quindi le ho prese, mi piacciono un sacco. Comunque, ho comprato gli smalti Crochère, c'era la promozione di 2 a 5 euro qualche tempo fa. Vi dico, lasciate perdere perché sono i peggiori smalti mai provati nella mia vita, neanche quelli, cioè, li metto, tempo mezz'ora sono già tutti sbeccati, mezz'ora dopo l'asciugatura sono già tutti sbeccati, anche io uso addirittura il Top Coat di Revlon, che è quello là fantastico, ma davvero pessimi, 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 non ve li sconsiglio in assoluto perché davvero subito si sono sbeccati, almeno a me non sono piaciuti per niente. Se a voi durano ditemi come fare perché ne ho presi due e mi dispiace eliminarli. Invece il mio amatissimo Essie, comprato 3 estati fa, è diventato molto, comunque molto denso ormai, dovrei comprarne uno nuovo, resiste in ogni caso per tantissimi giorni sulle mani, sui piedi, è fantastico, quindi vi consiglio quella marca là.
niente, spero che il video vi sia stato utile in qualche modo e vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!